Andrea, tutto bene? Puntata numero 572. Sono le 16:40 del 26 febbraio 2022 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi Gruppo Atlante 2000, il presidente, l'architetto Daniele Berro, due componenti, l'architetto Maria Grazia Canuto e la signora Teresa Catalano. Oggi parleremo del secondo messaggio inviato dal Gruppo Atlante 2000 al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché disponga alle Camere l'accettazione dei progetti di riforma strutturale dello Stato. Daniele, architetto Bellu, di che cosa si tratta questo secondo messaggio? Abbiamo visto che il primo era incentrato sulla sicurezza e sul turismo. Il secondo, di che cosa si tratta? Il secondo messaggio che ho inviato al presidente Mattarella, con il quale ho chiesto appunto di informare le Camere di questo messaggio, è riferito alle petizioni che stiamo raccogliendo sul progetto sicurezza e sul piano turistico di sviluppo economico dell'Italia. Questo è un progetto, sono due progetti, come abbiamo detto, che sono prioritari e fondamentali per l'Italia, per il nostro paese, perché darebbero uno sviluppo economico enorme al nostro Stato e naturalmente consentirebbero di ottenere i risultati che derivano dal progetto sicurezza, in quanto, come tutti noto, il progetto sicurezza da dati Istat permette il recupero di 600 miliardi di euro annui che vengono persi per l'illecito in genere, oltre poi a salvare le centinaia di vite umane che vengono perse per le attività illecite. Quindi, questo è il secondo messaggio che noi inviamo. Che ho inviato al Capo dello Stato in modo tale che lui inviti le Camere ad analizzare questi progetti che sono importantissimi e quindi si attui quello che lui stesso ha detto più volte nel corso della legislatura precedente e del suo mandato precedente, che cioè ci vogliono le riforme strutturali, altrimenti lo Stato non può migliorare il suo funzionamento. E noi allora che le abbiamo redatte tutte queste riforme come cittadini sovrani, chiediamo che i nostri progetti vengano analizzati. Tutti sanno che l'articolo 50 della Costituzione prevede proprio che il cittadino presenti i progetti alle Camere. Quel diritto io l'ho esercitato, però adesso chiediamo che i progetti che abbiamo elaborati vengano analizzati dalle Camere e, se ritenuti validi, vengano approvati e diventino legge dello Stato. Grazie architetto Bello. Architetto Canuto, pianificare è tipico di voi architetti, però è anche vero che il Gruppo Atlante 2000 ha pianificato anche una serie di iniziative, appunto come questa di rivolgersi direttamente al Presidente Mattarella affinché solleciti il Parlamento poi a legiferare su questi argomenti così importanti. E secondo lei questo metodo è importante per raggiungere proprio tutti gli obiettivi? È fondamentale, è indispensabile, proprio perché, come ha detto poc'anzi il nostro Presidente, ci rifacciamo all'articolo 50 della Costituzione, dove è il popolo che insieme alle istituzioni coordina, segnala, progetta, collabora. Perché una popolazione, un consorzio di esseri umani, sicuramente è redatto da regole, da norme, da principi costituzionali, ma in una progettualità di innovazione, di continua evoluzione da un punto di vista strutturale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, noi viviamo una costante e continua evoluzione, per cui è dal popolo che deve arrivare sovrano il messaggio di che cosa un popolo ha bisogno veramente. Perché
Perché che noi legiferiamo e noi scriviamo e siamo nella corona e dall'alto non conosciamo che cosa c'è sotto quel coperchio di un tessuto sociale. Quindi ascoltare il popolo è fondamentale, è la base della democrazia, della demos, ce l'hanno insegnato gli antichi. Io spesso ho dato una matita in mano alla popolazione, a delle persone, ho detto disegnatela voi la casa, che pensate sia la casa veramente degna di essere abitata. Io poi ve la faccio stare in piedi, strutturalmente. Indicate le vostre idee, i vostri bisogni. Che cosa significa per voi vivere bene? Che cosa vuol dire stare bene dentro a una casa, che è la tua terza pelle? La tua prima pelle, poi hai l'abbigliamento, poi la tua terza casa è la tua terza pelle, è la tua casa, è fondamentale. La quarta pelle, al di là della casa, c'è un filo sottile che divide l'abitare privato o collettivo e l'abitare sociale, e quindi è un anello talmente sottile che potrebbero sfuggire degli elementi fondamentali, perché nella sicurezza si erigono le norme, le regole. Un tessuto sociale ha bisogno di garanzie, di sicurezze, di serenità, ma non solo il tessuto sociale ivi abitante quel territorio, coloro che vanno oggi a visitare un territorio nuovo, la prima cosa che vanno a valutare, a vedere, la sicurezza da ogni punto di vista, sicurezza da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale. Pensiamo oggi alla destabilizzazione che ha creato questa guerra in atto, anche se sottile, anche se una guerra. Pensiamo il disastro delle borse, il disastro, gli aeroporti bloccati. Quindi che cosa significa sicurezza? Ma la sicurezza da un punto di vista sociale, territoriale, internazionale, ha sicuramente una valenza fondamentale e strategica, ma la sicurezza alla quale fa riferimento il nostro grande presidente, che è quella anche di queste maglie, di queste insenature che si vogliono sostituire allo Stato o allinearsi allo Stato attraverso l'illecitità, non è possibile. Quindi se dalla popolazione nascono degli urli, nascono dei bisogni, nascono delle proposte, è assolutamente importante ascoltarle. Il sonno della ragione crea i mostri, questo l'hanno detto i nostri grandi antichi. Quindi mente aperta, dialogo aperto, ascoltiamo tutti, abbassiamoci, un grande profilo di umiltà e ascoltiamo tutti. I grandi sono grandi perché hanno la cultura dell'ascolto, l'umiltà di rivedere, di mettere in discussione ogni giorno le certezze, creando delle maglie di trama e ordito intessute in una piattaforma di quello che una popolazione ha bisogno: di normalità, di ordine, di serenità, di un vivere sociale che sia allineato. Nessuno ha bisogno del superfluo, perché il superfluo in scultura ci hanno insegnato che è inutile. Tutto ciò che non mi serve è un peso, è inutile. Architetto Canuto, perché insomma ha focalizzato poi quanto è importante ascoltare i bisogni dei cittadini, quindi con i vostri messaggi a Mattarella, proprio incentrati in questo caso il secondo sulla sicurezza e sullo sviluppo economico, ha delineato le linee guida del gruppo Atlante 2000. Per concludere, la signora Teresa Catalano, che si occupa dei comitati cittadini, proprio che si stanno occupando proprio dei progetti di riforma strutturale dello Stato, secondo lei, signora Catalano, questi messaggi al presidente Mattarella, affinché insomma li riporti in Parlamento e che possa legiferare il Parlamento su queste materie, possono comunque interessare i cittadini e avvicinarli anche di più alla politica e comunque alla struttura dello Stato? Sì, ritengo che l'interesse sarà veramente elevato, in quanto è interesse di tutti vivere in un Stato meglio organizzato, anche perché da questa più elevata organizzazione economica e sociale deriverà un benessere diffuso, e tutti coloro, e sono molti, che nel passato e nel presente sono costretti ad andare all'estero per cercare lavoro, non lo faranno più, perché lo Stato con il piano turistico e con il progetto sicurezza potrà aumentare tutte le attività produttive e il lavoro.
creando benessere economico e sociale molto più elevati di quello che l'organizzazione statale attuale può generare. La ringrazio signora Catalano, ringrazio tutto il gruppo, il presidente, l'architetto Bellu e le componenti, l'architetto Maria Grazia Canuto e la signora Teresa Catalano. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata per parlare del secondo messaggio che avete inviato al presidente Mattarella. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Andrà tutto bene. Buon pomeriggio.